E ora passiamo al prossimo sketch con due ospiti che vengono veramente da lontano. Stasera due facce nuove, Lenny e Alan, due indiani del Nord America. La prateria a voi. E tu chi saresti? Io sono Nuvola Tossica. Ah, ti conosco, quello che si fa le canne. Sì, vabbè, comunque, dicono, sono cattiverie. Comunque, dimmi, figliolo. Nel mio cuore, maestro, io non so neanche il suo nome, ma so che lei è una persona di grande saggezza. Il mio nome è Grande Cavallo di Ferro che sbuffa e corre in lunga strada ferrata, distesa nell'immensa prateria. È un po' lungo. Infatti ho pensato di cambiarlo. In cosa? Treno. Meglio. Meglio. Ma dimmi, figliolo. Grande capo treno. Nel mio cuore. Non fare il simpatico. Vabbè. Spinello. Non sono Spinello, sono Nuvola Tossica. Dimmi, grande. Cos'è che ti affligge? Grande capo treno. Nel mio cuore c'è un grande dolore. È morto mio figlio. Oh. Piccolo computer. Piccolo computer? Sì. Da piccolo l'avevamo chiamato così. Piccolo computer. Perché? Perché quando piangeva faceva web, web. Allora, capisco. Piccolo. Povero piccolo computer. E dimmi, Purino. Non sono Purino, sono Nuvola Tossica. Va bene, è uguale. Dimmi, com'è morto tuo figlio? C'era una volta. No, no. Non voglio favole, dimmi la verità. No, no, c'era una volta che poi è crollato e lui è morto schiacciato. Poverino. Mi dispiace. Sono molto triste, grande capotreno. Mi dispiace, però forse ho la soluzione che fa per te. Ah sì? Ma prima devo sapere, dimmi, tu sei un uomo di polso? Sì, se non c'è la mia fidanzata, sì. Ma cosa hai capito? Volevo dire se hai grinta, se hai nervo. Ah sì, sono uno duro. Perché io credo che per dimenticare le disgrazie non ci sia niente di meglio di una bella vendetta. Ah. E lo sai cosa hanno fatto al nostro amico Orso in Piedi? No. Gli hanno sparato 400 colpi a bruciapelo. A bruciapelo? Cavolo, è morto! No, ma ora va in giro tutto depilato. Bruciapelo. Dobbiamo vendicarlo e in questa missione vi guiderà uno che forse non conosci. Mio figlio. Tuo figlio? Oh, tuo figlio. Tuo figlio... Posso avere il suo nome? Perché il tuo non ti piace più? No. Idiota, scusa grande capo, dico, posso sapere come si chiama? Si chiama Balla coi lupi. Ah, Kevin, non conosco. Lascia stare. Io purtroppo non posso seguirvi, perché ho altro da fare. Cosa? Sono arrivati dei coloni francesi e mi sto adoperando per imparare la loro lingua. Giusto, giusto. Anzi, senti Svuotino. Non sono Svuotino, sono Nuvola Tossica. Dimmi una cosa, tu sai qualcosa di francese? Sì. Bene, allora dimmi, cosa significa in francese pourquoi? Perché? Ma è una curiosità mia. Perché? Ti devo parlare coi coloni. Significa perché? Perché? Ah. Scusa, non so più dove ho la testa, eh. Ho proprio bisogno di una vacanza. Oh, anche noi, io e la mia fidanzata andiamo in vacanza. La tua scuò? La mia scuò. Andiamo in vacanza a cavallo tra luglio e agosto. Dove? In Sardegna, a cavallo tra luglio e agosto. Questa è bella. Anch'io pensavo di andare in Sardegna a settembre, però ci vado col traghetto. Ma a cavallo ci vuole troppo. A cavallo nel senso tra luglio e... Vabbè, è uguale. Lascia fare. Comunque... Hai proprio un bel vestito. Grazie, l'ho preso dietro. Finocchio! L'ho preso di etro. Di staccate etro. Etro è la mamma. Allora, dopo le tante richieste che abbiamo ricevuto dai nostri telespettatori più giovani, i bambini, abbiamo deciso di dedicare anche un po' di spazio a loro. E stasera ripresentiamo il Fiabotto. Qui con noi Cagliastro e Filipponi. E non vi preoccupate, la Filipponi non si è vestita da cappuccetto rosso. Buonasera.
Eccoci di nuovo qua per un'altra favola. No, tu vieni sempre a diritto. Sono qui! Scendi. Bravo. Oh, no, sono accanto alla rotonda. Proprio accanto alla rotonda. Aspetta un po', dimmi. Siamo in televisione. Italia 1. Ciao, mamma. No. Rete 37. Ciao, vado, guarda. Sì, che si fa? La favola. Fa la favola. Facciamo la favola. Che bello. A proposito, ha chiamato l'Orfei prima. Ha detto se quando ha finito gli porti il vestito si rimontano il tendone. Guarda che cosa è rimasto con tutti gli animali al freddo. Che favola fa? Cenerentola. Pagina 64. Fu. Era 66, scusi. Dai, ce l'ho. C'era una volta una bella bambina. Sempre la solita. Io la fo così la bambina. Che aveva una matrigna e due sorellastre. Le sorelle Carlucci. Le Carlucci, ma no, erano brutte, antipatiche come la fame. Le ucciso allora, sì. E la trattavano come una sguattera. La trattavano come una sguattera. Faccia la sguattera. Faccio? La sguattera. 50 macchine, 80 in camera. No, un pochino meno. La serva! Che servo? Non c'ho nulla da portare. Cenerentola, stira! Stira, sì, stiro, io stiro. Cenerentola, lava i vetri! C'ho da finire la camicia? Lava i vetri. C'è ancora il colletto? Lava i vetri! Chi se ne frega non è mia. Ok, lava i vetri. Ci sporca. Cenerentola, scopa! Scopa! Mario, vieni, ha detto la mamma si può... Spazzi! Ha detto scopa. Che fa? Spazio, anche lei, spazio. Cenerentola, dai lo straccio! Uguale. Uguale? C'ho il ciffetto. Che c'ha lei? Il moccio. Non ce l'hai. Lo do uguale lo straccio, come dolce. Non ce l'hai il moccio, lo da spiegato. Giù. Tutto? Proprio piegato. Mario, venire ora, eh! Per favore, sì? Venga su. Vengo su. È arrivata una lettera da palazzo. Sì, a palazzo. Dove c'è scritto che il principe Simone ha indetto un ballo. Tenere le mani, non che sai, è? Non lo sai. E poi falla di ballo di Simone. Ma cos'è un ballo di Simone? Tutte vanno a prepararsi, a farsi belle. Anch'io vado. No, lei no. No, io sono bella così. Non le fa schifo. Lei è orrenda. È sporca. Col vestito tutto sporco di cenere. E soprattutto il vestito pieno di grasso. Io ce l'ho sopra il grasso, se tu ce l'hai dentro il vestito. Scusa. Lo sa che mi prudono le mani? Sa che me le gratto se vuoi. Mi picchio da solo, patisco meno. E cominciano a farle. Sì. Cenerentola, sì. Sistemami i capelli. Pronta, sì. Cenerentola, sì. Lucidami le scarpe. Eccola, sì. Cenerentola, stringimi il busto. Stringimi il busto. 4-5 volontari, avanti. Per favore. E la matrigna e le sorellastre vanno a palazzo. Anch'io vado. No, lei no. No, io no. Lei sta sola a casa. Da sola. Casa. Mario, vieni su casa libera. Non c'è. No. Vada in giardino a piangere. Non mi dai caldo. Oh, che c'è? È arrivata la fata smemorina. La fata? Smemorina. Che va da Cenerentola e le dice... Sì. Ciao, io mi chiamo Cenerentola, tu come ti chiami? Boh, se lo ricordava, si chiamava smemorina. No, la fata le dice... Tesoro. Sì. Tu vorrai andare al ballo, vero? Te che fai la paranza dopo? Cena, tesoro. Tu vuoi andare al ballo? Sarei un po' qui per questo, sì. Ci penso io. Ci pensa lei. Portami una zucca, la trasformo in carrozza. Non ho capito. Faccio una zucca in carrozza. Porto la mozzarella, vi è meglio. La zucca. Ecco la zucca. E la fata. Oh. Da una piccolissima zucca. Oh. Eccoci. Che c'è? Nulla. Lo dicevo, da una piccolissima zucca. Due. Sì. Un'enorme carrozza. Ma è la magia. Ah, è zolfo questo fuzzo. Per favore. La zucca, o la carrozza. La carrozza. Poi la fata mi dice. Sì. Tesoro. Sì. Dammi due topolini. Originali o ristampa, come li vuoi? Veri. Forci. Eccoli qua. Ce l'avevo, ecco perché puzzavo così. Prende due topolini. Oh, due topolini. E da due piccoli topolini. Sì. Sì, una. Due cavalli bianchi. Da una zucca carrozza, dai topolini, i cavalli. Arrivo subito. Dove va? Vado a prendere due piselli, se tanto mi dà tanto. Per favore, no. Venga qua, prendi il carrozza. In carrozza, opla. Andiamo. È arrivato a palazzo, scenda. Tutto sto asino era dietro a casa. Per favore, scenda.
guardi. Era la scusa per fare le magie. Per favore. Lei è bellissima. Ha indosso un meraviglioso vestito bianco, tutta affettata. Wow. E c'ha ai piedi due meravigliose scarpette di cristallo. Boia, che top. Eh sì. Il principe. Sì. Appena la vede si innamora. E mi dà nulla. Si fa un. Ballate. Si fa nulla? Non no. Fate nulla. Ballate, ballate. Oh, si balla e basta. Sì. Venga qua. Sì. È mezzanotte, faccia il tocco. Non ho capito. È mezzanotte, faccia il tocco. Vonora, avanti io? Faccia il tocco! Sono tutto grunno, sono qui, non so perché. Il tocco! Il tocco! Don, 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 don. Un pullman di preti arrivava perché c'era. Che pullman di preti? È mezzanotte, scappi! Perché scappo? Non corre nessuno! Il principe la rincorre! Ma se mi piglia, ma per favore, deve scappare, finisce l'incantesimo! Scappo, scappo, scappo! Perde la scarpa! Ah, che miseria! Aspetta, mi levo anche quell'altra, corro meglio. Dove l'ha messa? L'ho buttata via! La riprenda! Ah, la riprendo! Una e due, tutte e due! Una sola! Una sola, che favola di merda! Vado in carrozza! Oddio! Zucca! Zucca? Zucca! Meno male non mi ha chiesto una zucchina prima. Vado a cavallo! A cavallo! A cavallo! Topo! Schiacciato! Si muova! Si dice l'incantesimo, porti via tutto! Zucche, topi, carrozze! La mozzarella lascia. Vado a casa! A casa! Siamo alla mattina dopo. Io dormo, fino a mezzogiorno mi svegliassi. Lei è in piedi dalle 6. Che culo! Venga! Vengo! Guardi, sì. La sua salvezza. Che? È arrivato il ciambellano. Sì, l'ho visto da dietro, sì, ciambel culo, ciambellano. Ha detto lei! Il ciambellano con la scarpetta! Che ne so io? Perché chi fosse riuscita a indossare quella scarpetta sarebbe diventata la moglie del principe. Ah. E allora la deve provare a tutto il reame. Ah. È arrivato a casa sua e la prova prima di tutto alla matrigna. Sì, ma c'è bisogno, scusi, mi ha fatto fare quella corsa per riprendere la scarpa. Ergo, ora ho capito a cosa serviva, per il riconoscimento. Esatto, per il riconoscimento. Ce l'ho io, finisce la favola, mi sposa e vissero felici e contenti. No. E bestia. Okay. Sì, questa no. È la finale, però prima allora deve provare alla matrigna. Ma non importa, c'ho quell'altra io, perché provarla alla matrigna? Perché la favola dice che prima... Prima la prova alla matrigna. Me l'hai fatta per riprendere il tempo. E allora? Si è rotta la scarpetta. Tutto l'olio in tenda. Che olio? Per la scarpetta. Ha rotto la scarpetta. E lo vedo. È contento? Vabbè, però mi riconosce. No. E mi abbia. E mi... Non l'abbia, perché lei il giorno prima era bellissima, oggi fa schifo. Io almeno un giorno bella sono stata. Non è quello. E mi prende e mi porta con sé. No. Ma lei piglia anche Sky con questo? Non prendo niente. E mi porta via con sé. Non la porta via con sé. E mi abbia. Non l'abbia. E mi vuole bene. No. Per tutta... La odia. Non la riconoscerà mai e non la sposerà mai. Non me ne frega nulla. Perché? Chiamo Mario. Mario! Chiami il principe, tanto guarda, dalle basse. Cosa c'è adesso? Ah, siamo alle pubblicità? Esatto! Però restate con noi su Rete 37. Noi torniamo, Comici 37, qui!